oggi mi faccio costruire un castello di sabbia. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Estate piena, 40 gradi, due faretti sparati contro e ombretta che si liquefà davanti ai vostri occhi, ma nulla, nulla potrà fermare la nostra estate. E siccome sono in piena vena creativa, ho deciso di fare dei centrotavola. Non uno, ne faremo una serie di centrotavola, uno più bellino dell'altro e uno più estivo dell'altro. Oggi cominceremo con quello che mi servirà per una scenetta a tema spiaggia, un tema molto estivo, molto giocoso, e quindi ho deciso di fare dei piccoli castelli di sabbia che fungano da centrotavola. Siete curiosi? Dite che non si possono fare? E allora prendiamo paletta, secchiello, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a costruire i nostri castelli di sabbia. Con l'occorrente per fare il nostro centrotavola, oggi faremo un centrotavola a forma di castello di sabbia, molto molto carino. L'occorrente è tanto, ma è tutto materiale di facilissima reperibilità e di riciclo. Allora, potete usare per l'incollaggio o la solita attaccatutto, guardate la mia oramai in che condizioni è, sta per finire, presto arriverà la nuova confezione dove ci sarà scritto anche l'azienda che la produce, quindi potrete finalmente averne una confezione ciascuna nelle vostre case. Allora, o attaccatutto, vi dicevo, o colla a caldo. Io prediligo la colla a caldo, ma capisco che se voi siete in vacanza non avrete con voi sicuramente la colla a caldo, ma potrete avere una qualunque colla. Un pennello così bruttino, questi che si usano per i lavoretti dei bimbi, di setole fasullone, ci serve per la Vinavil. Giusto appunto un barattolozzo di Vinavil. Degli stuzzicadente, un paio di forbicine e un paio di forbici. Poi una scatola di scarpe, io userò questa, una scatola non troppo grande, che comunque poi da cui ricaverò il corpo del nostro castello, quindi ritaglierò tutta quanta, non importa la misura della scatola, l'importante è il cartone di cui è composta. Poi un caffè, come vi ho annunciato domenica su Facebook. Quindi dei rotoli di carta igienica, le anime dei rotoli di carta igienica, delle candeline. Io userò queste elettriche perché secondo me sono le migliori, in primis perché non si spengono e durano per tutta la sera, e in più non c'è il rischio di bruciarsi. La luce è una luce calda, anche se adesso non la vedete, poi secondo me farò una foto al buio con le lampadine accese. Le preferisco, c'è meno rischio di bruciarsi e sono più comode. Se sentite frastuono è perché ho il balcone aperto, perché c'è un gran caldo. Oggi sarebbe una domenica da mare e io il mare me lo porto a casa, adesso vi faccio vedere come. Una matita, poi ecco il mare che arriva, anche se questa non è sabbia da mare, della sabbia, della comunissima sabbia che potrete trovare in tutti i negozi che vendono inerti, oppure se avete un nonno che gioca a bocce come Poti potete sottrarlo, come ho fatto io, dal campo da bocce del nonno, che lo sta scoprendo in questo momento. Ciao nonno! E allora, sì, io ho preso la sabbia appunto dallo setacciata, dal campo da bocce di mio suocero, però mi raccomando, come mi ha fatto notare qualcuno l'anno scorso, non depredate le spiagge italiane di sabbia, perché quella è proprietà del demanio. Invece, se avete qualche amico che ha una proprietà in cui ha un campo di bocce, o semplicemente andando in qualunque negozio di hobbistica vendono la sabbia, o a maggior ragione in tutti i negozi che vendono materiali edili, sono gli inerti e ci sono sabbie di tutti i colori in quei posti lì, quindi potrete anche scegliere la varietà. Io questa avevo a disposizione. E poi invece dal vialetto di mia suocera ho svaligiato i suoceri, dal vialetto di mia suocera, dei sassolini che Poti ha raccolto gentilmente per me e li ha messi nel suo secchiello. Anche questi li trovate negli stessi negozi di cui vi dicevo prima, a pochissimo prezzo. È un piatto da pizza di plastica, uno di quelli grandi. Cominciamo.
Se avete un tagliabalza tutto il lavoro vi verrà meglio. Io non lo sto usando perché sto usando del materiale che facilmente si può trovare in vacanza e quindi andrò con voi a fare la stessa identica cosa che farete voi a casa vostra. Prendiamo prima il nostro scatolino e decidiamo quanto grande fare il nostro castello. Io penso di farlo più o meno così, quindi un 10 cm per 18, ma è ininfluente, insomma la grandezza potrete deciderla voi. E allora, come vedete, non ho preso righelli, non ho preso assolutamente nulla perché siamo in vacanza, quindi andiamo molto ad occhio. Cosa farò? Taglio prima la sponda contraria a quella che mi serve. Adesso cosa faccio? Con questo, che sarà il quarto lato, mi decido la grandezza del corpo del mio castello, appunto, che sarà così. E quindi, senza fare null'altro che un taglio verticale, procedo al taglio. Come vedete, molto molto ad occhio. Da una parte e dall'altra. Allora, a questo punto abbiamo la nostra base. Cosa dobbiamo fare? La stessa identica cosa che abbiamo fatto prima. E ritagliamo la porzione che ci serve. A questo punto dobbiamo far sì che il castello sia di nuovo a tutto tondo, quindi sia una scatolina. Però prima di fare questo dobbiamo decidere l'altezza del nostro castello. E allora prendiamo il nostro rotolino, che fungerà poi da torre in un secondo momento, e misuriamo l'altezza di questa torre. Vedete, non fuoriesce, è più bassa, non va bene quindi. E allora prendiamoci una misura che ci piaccia. Allora segniamo quanto vogliamo che la nostra torre fuoriesca dal castello. Io sto mettendo circa 1,5 cm. Poggiamola vicino al castello e tracciamo quindi una linea, vedete, un segno che poi piano piano, in maniera del tutto approssimativa, ci riporteremo su tutta su tutto il perimetro della parete interna. Quindi con le forbici andremo a rimuovere l'eccesso. Tac. Così. In modo da abbassare l'altezza del castello. Quindi proseguiamo. Questo tra l'altro è un lavoretto che potete fare anche coi bimbi, perché questa parte la fate voi, ma la parte che verrà tra un po' la faranno i vostri bimbini. Adesso l'ultima parete, sarà la più facile da ritagliare perché ovviamente mettete dentro e togliete. A questo punto quello che avrete sarà più o meno questo. E allora prendete la colla a caldo o l'attaccatutto, quello che avete a portata di mano, e sporcate il pavimento interno, perché su di esso dovrà appoggiarsi la parete che dovremo costruire. Quindi prima facciamo una base, ok, e la appoggiamo su così. Olè. Attenti a non bruciarvi con la colla a caldo, eh? Perfetto. Lasciamola asciugare e quindi incolliamo le paretine laterali. Ok. E anche qui. Se volete essere puliti, puliti nel lavoro. Tirate l'eccesso che fuoriesce, lasciate asciugare 30 secondi e la vostra base è pronta. Benissimo, a questo punto vedete che le colonne saranno più alte, quindi dovremo cominciare a decorarle. Come prima cosa creiamo disegnando la smerlatura tipica delle torri. E allora cominciamo con il farne
una che sia lunga il doppio rispetto alle altre. Ok, vedete? E poi cominciamo a fare tutta la smerlatura, quindi questa sarà su e questa sarà giù, quindi questa sarà su e questa sarà giù. Tutta la merlatura disegnata andiamo a ritagliarla. L'importante è che ce ne sia uno che sia largo il doppio degli altri, perché questo poi lo taglierò qui al centro e sarà un punto di congiunzione con le pareti del castello. Ok, e tagliamo gli altri. Olè. Bene, tutte e quattro così. Ok, adesso dove c'è il foro doppio, largo, spesso largo il doppio, praticate una linea verticale, quindi qua andate il più dritto possibile, così, e quindi tagliatela. Praticate un bel taglio dritto, tac, olè, in modo che, adesso così capirete, queste colonne, queste torri possano appoggiarsi, vedete, in questa maniera ed essere appiccicate. Naturalmente con le forbicine fate anche qualche finestrella stretta, più che finestrella feritoie, quindi strette e lunghe. Poi, una volta aperte, aiutandovi con la forbicina, quindi tenendo largo, non il dito sotto dove andrete a forare. State sereni, è un lavoro molto estivo questo. Ok, feritoia fatta. Ciao! Facciamone un'altra. Io il mio castello sto dando una forma che mi è più familiare, perché lo sto riproducendo molto simile al castello Ursino di Catania, ma voi se volete cambiare forma fate pure, io vengo influenzata dall'architettura della mia città, vuoi o non vuoi, per me il castello è quello. Se voi ne conoscete di più belli, riproponete la forma dei castelli che avete in mente. Olè. E anche la terza feritoia è fatta. Visto? Ah, carino, sta prendendo piano piano forma. Visto? Voilà, benissimo. Facciamo così anche con gli altri tre cartoncini. Benissimo, a questo punto abbiamo le torri, abbiamo le mura del palazzo, mettiamole insieme. Prendiamo la colla a caldo o l'attaccatutto e sporchiamo piano piano uno dei due margini da attaccare. Solo uno. Mettiamo in piedi e incolliamolo. Decidiamo la distanza, tipo un centimetro, così. Incolliamolo, teniamolo qualche secondo. Perfetto. E incolliamo quello successivo. Perfetto. Bene, adesso incolliamo quelle che abbiamo lasciato libere. Quindi apriamole, sporchiamo i bordi fino a giù. Incollate, tac, così. Incollata anche l'ultima colonna, lasciamo asciugare ben bene. Dopodiché
prendiamo le nostre candeline e vediamo che siano bene al dentro. Naturalmente non passano perché ci sono gli spigoli, ma adesso noi quegli spigoli con tanta pazienza andremo a rimuoverli. Ecco, costeggiando la parete della torre che abbiamo incollato, pratichiamo un taglio in verticale, stando attenti a non staccare quello che abbiamo incollato. Una volta praticati i tagli, spingendo un po', pratichiamo il taglio anche centralmente, proprio nello spigolo. E quindi abbassiamo i lembi. Se vorrete potrete pure ritagliare, rimuovere del tutto oppure lasciare così, non ci importa, ma come vedete adesso c'è il vano bello e fatto per la nostra candelina, che potrete decidere voi quanto far scendere. In questo caso infatti io la farò scendere ulteriormente. Ok, quindi abbassate, ma teneteli dentro questi margini che abbassate, perché ci serviranno anche per tenere su la candeluzza. E ripassiamo, se si fosse scollato, un po' di colla a caldo per far aderire il tutto di nuovo. Perfetto, a questo punto la candela, come vedete, scende fino a giù ed è quasi impercettibile. Ok, facciamo così su tutti e quattro gli angoli, quindi mettiamoci in perpendicolare. Ok, proviamo. Perfetto. A questo punto togliamo tutto il superfluo che abbiamo sul tavolo, perché adesso comincia la parte più divertente, la parte in cui i bimbi potranno darci veramente veramente un grande aiuto. E allora cosa ci occorre? Ci occorre il pennello e ci occorre la vinavilla. Tutto il resto è veramente superfluo. E con la vinavilla passate abbondantemente su tutto il castello. Sporcatelo proprio tutto, anche i bordi, ovunque. Bene, intanto faccio una parete, sennò ho paura che si asciughi. A questo punto, quando è tutto ben sporco di vinavilla, fate una cosa che sapete, è una tecnica che a me piace da morire. Cioè, prendiamo la sabbia e sporcate tutte le pareti del castello e fatela aderire ben bene. Quindi aiutatevi proprio a farla appiccicare. Se non state in un posto troppo caldo, potreste anche pensare, ecco, poggiate anche la base in modo che se fosse sporca non sarebbe più poi appiccicosa, perché la sabbia avrebbe aderito benissimo. Fate aderire la sabbia su tutto, va bene? E continuate il vostro lavoro così, quindi sabbia, vinavil e tanto divertimento. Se la sabbia dovesse sporcarsi con la vinavil, non ci fa niente, la vinavil vi ricordo che da asciutta diventa trasparente.
Ok, e su tutto, anche qui, non so più da dove prenderlo, mettete sabbia. Sto divertendo un mondo, io non oso immaginare i piccoli come si divertiranno. Ma ragazzi, vi giuro che se lo farete anche voi, io non vedo l'ora che Enzo abbia un'età tale da potermi aiutare a fare tutte queste cose, perché si divertirà un sacco, ne sono certa. Ok, ora prendiamolo dall'interno, copriamo tutto quello che c'è da coprire, spostiamolo un attimino e raccogliamo la sabbia, perché non può rimanere sul tavolo. Che ne dite? Io sto facendo tutto questo in cucina. Immaginate, immaginate. Meglio farle in giardino queste cose, eh? Adesso dobbiamo concentrarci anche sull'interno. Verso anche la collina un po' dentro, tac, faccio prima così che non su tutto. Questa colla darà stabilità a tutto il lavoro e, siccome adesso butterò la sabbia dentro, anche una maggiore pesantezza, in modo tale che sia più stabile come lavoretto, non soltanto dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista proprio che con una botta di vento non voli via. Olè. E ora piano piano sporcate anche l'interno delle torri. Asciugato un po' il tutto, il mio come al solito non è del tutto asciutto, voi aspettate magari un'intera notte prima di mettervi di nuovo a lavorare sul pezzo, prendiamo i nostri bei sassolini e diamo un aspetto più veritiero a quello che è la base del nostro castello. Quindi un castello avrà sempre un po', comincerà da una scogliera, quindi avrà delle pietruzze tutte attaccate. Non importa se la carta su cui lavorate diventerà parte dell'insieme, anzi, meglio, volendo potreste mettere anche un cartoncino sotto e appiccicare le pietrine tra la forma della base e il castello. E allora cosa facciamo? Aspettate, spostiamo un po' il castello, se no non capite che nulla, è con la colla a caldo, piano piano, sperando che adesso si attacchi perché il mio è ancora fresco, appiccichiamo un po' di pietre, simuliamo proprio una scogliera, quindi qui, tac. Così anche le pietroline del dialetto di nonna hanno avuto una collocazione. Ecco, qui la carta sicuramente adesso si appiccicherà, non importa, poi con calma o la stacchiamo in un secondo momento o proprio non la stacchiamo. Visto? Sembra molto più vero. Oppure potete fare un letto di sabbia se siete all'aperto, però tenete conto che un letto di sabbia volerà via col vento, eh? Quindi a vostra discrezione.
Una volta circondato tutto il castello con le pietroline, aspettiamo qualche minuto che le pietroline si consolidino ben bene, tutte, e dopodiché andremo a appiccicare questo sul piatto da pizza. Adesso vi faccio vedere come. Senza portare grandi traumi, io solleverò direttamente la base del foglio su cui ho lavorato e comincerò a strapparla piano piano, in modo appunto che tutto quello che ho costruito non andrà perduto. Quindi, se non dovesse bastare, prenderò delle forbici o le forbicine e andrò a ritagliare tutto attorno, a strappare piano piano tutto quello che non voglio faccia parte del mio lavoro. Quindi adesso con molta calma tiro via le cose che voglio staccare e ci vediamo al lavoro ultimato. Bene, quindi alla fine avremo questo, il castello bello e pronto, però naturalmente poggiato su un piatto di plastica, perché qui andremo a simulare tutta quanta la spiaggia. Allora, cosa facciamo? Io sposto un attimo adesso il castello e qui qualche pietrolina cadrà, ma non fa nulla perché tanto poi le vado a riattaccare adesso sul piatto, che è abbastanza sporchino, verso della Vinaville. Così, prima verso la Vinaville, che fungerà da base di accoglienza del castello. Sto attenta a non andare oltre ai margini, cioè non dove sale, cerco di tenermi lì dove basso. Estendo tutto così. Quindi prendo il castello, marco un dito, un dirondello e lo poggio, ok, un po' come capita. E con la Vinaville torno anche sulla carta che avevo attaccato, in modo proprio da saldarlo. Me lo sposto bene, ok, e continuo a imbibire il tutto, perché questo poi dovrà essere poggiato su un tavolo, quindi dovrà avere comunque una base. Uno, che sotto sia pulita e non sia sporca di sabbia. Due, che in caso si rovesci qualcosa nel tavolo funga anche un pochettino da isolante verso tutta la carta. Quindi, ok, ricoperta tutta la carta, adesso non mi rimane che dare un'ultima sistemata con la sabbia, perché quando noi facciamo un castello di sabbia di solito lo facciamo sulla sabbia, quindi i sassolini si danno quel confine e ci stanno, però poi la sabbia va pure messa, però questa sabbia andrebbe un po' fermata. Aspettiamo che si asciughi. Quando il lavoro sarà completamente asciutto, quindi andrò a sagomare la bordura in maniera tale che sia un po' altalenante, come se fosse formata da delle rughe. Adesso non ci rimane altro che avere pazienza e aspettare che il tutto si asciughi, e dopodiché vedremo come io sistemerò tutto questo lavoro. Dopodiché con le forbici proprio a ritagliare, vedete il mio è ancora bagnato perché ovviamente non posso farlo asciugare, io devo farvelo vedere, però due giorni qua Enzo, Buclé fanno la festa su questo castelluccio. E ritagliate l'eccesso, il vostro dovrebbe rimanere attaccato, il mio è staccato perché ovviamente è fresco. Tagliatelo così in maniera imprecisa, senza grandi problemi di forma.
Olè, finito. Se dovesse servire, rimpinguatelo di sabbia dove magari è andata via, ma voi, ripeto, non avrete questo problema perché il vostro sarà asciutto nel momento in cui lo manipolerete. Mi raccomando che sia asciutto, non siate pazzi come me. Eccolo qua, benissimo. Il castello è quasi pronto. Ora bisogna mettere le cose principali, e cioè le candeline. Fate finta che io ne abbia quattro. Una, la inseriamo fino in fondo. Due, qui inserita. Tre, magari per quando faccio le foto trovo anche l'ultima. E poi, strada facendo, mi è venuto in mente di trasformarlo in qualcosa di più lampadoso possibile, quindi adesso arriverà poi per le foto anche questo, mentre al suo interno metterò una serie, sapete le luci di Natale, quelle con le batterie, insomma, userò proprio queste, metterò qui dentro tutte le lucine, così, e poi del verde che nasconda, insomma, in una maniera garbata i fili, così. Olè, perfetto. E poi la sera, quando mi servirà, basterà introdurre la manina, accendere l'interruttore, tac, guardate che carino, guardate che effetto grazioso, e verrà un centro tavola. Guardate, le accendo tutte, uno, queste non si vedono tanto, ma vi assicuro che è un effetto bellissimo, un amore. Mi faccio i complimenti da sola? No, scherzo, che mi piace. Io sono un po' bamboccia, un po' scemina. Guardate che carino, per una cena estiva sul vostro tavolo potete mettere qualunque piantina, anche una piantina fiorita, nascondere le lucine, ma guardate che grazioso. Ora più tardi vi faccio una foto con le luci artificiali, sistemate ovviamente le lucette in maniera che siano ben equidistanti, che diano un bel effetto, e voilà, il vostro centrotavola castello di sabbia è pronto. Non è troppo carino? Benissimo, adesso non mi rimane che lasciarvi le foto e poi ci vediamo dopo. Non è divertente, potete farlo con i vostri figli, si divertiranno un sacco. Io ricordo momenti piacevolissimi trascorsi con mia madre nella preparazione delle sue cene, perché poi noi piccoli eravamo destinati ad altre mete, ma il bello era partecipare anche aiutando la mamma a preparare quelli che erano i particolari per i suoi amici, per passare una serata bellissima. Mi sembrava così di esserci pure io su quella tavola. Bene, e allora fatelo con i vostri figli, magari sarebbero bellissimi anche per una festa di compleanno estiva, ghindare tutta la stanza con il tema marittimo, quindi anche castelli di sabbia e via discorrendo. Beh, ditemi se lo farete e ditemi cosa ne farete. Ora vi lascio, ma presto ritornerò con nuovi centrotavola troppo sfiziosi, promesso. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima!